La storia che vedrete nel prossimo servizio ha dell'incredibile ed è un bel esempio che illustra bene quanti treni il nostro paese ha perso nel campo della scienza e della tecnologia, a volte con conseguenze drammatiche. Noi oggi sappiamo tutti che cos'è il radar. È uno strumento che consente di percepire gli oggetti e gli ostacoli là dove i nostri occhi non riescono a vedere, in particolare quando è buio. Ebbene, una prima versione di questa apparecchiatura era stata inventata da Guglielmo Marconi negli anni 30 per la Marina Militare ed era ovviamente uno strumento di importanza strategica. Ebbene, vediamo come andarono le cose nel servizio di Lorenzo Pina e Emanuele Angiuli. Una storia di uomini, ma soprattutto una storia di mancanza di cultura scientifica pagata a caro prezzo. È una storia istruttiva, poco nota e con un finale tragico. È la storia dei prezzi micidiali che si pagano per non aver capito l'importanza della scienza e della tecnologia. È la storia del radar italiano, il radar che non venne mai costruito. Possiamo fissare l'inizio di questa vicenda a New York nel 1922. Al congresso degli ingegneri radioelettrici americani, Guglielmo Marconi, il premio Nobel italiano che per primo aveva dimostrato la possibilità delle trasmissioni radio senza fili, fa un annuncio sorprendente. Secondo certi suoi studi preliminari, è possibile utilizzare le onde radio per vedere nella notte o nella nebbia oggetti altrimenti invisibili. In breve, Marconi annuncia la possibilità di costruire il radar. È un'impresa a cui Marconi dedicherà l'ultima parte della sua vita. In realtà Marconi non si interessa solo del radar, o meglio del radiolocalizzatore, come si diceva allora in italiano, ma di tutti quegli impieghi delle onde elettromagnetiche che possono aiutare e rendere più sicura la navigazione di navi e aerei. Sperimenta così i primi radiofari. In queste straordinarie immagini d'archivio vediamo Marconi su uno yacht che sta entrando nel porto di Santa Margherita Ligure in navigazione cieca. Il timoniere sta seguendo soltanto i segnali di un radiofaro che vengono captati da quella strana antenna che vediamo vicino a Marconi. Gli oblò della plancia di comando sono oscurati e non si può vedere all'esterno. Eppure la manovra riesce alla perfezione. Altri esperimenti si concentrano sui radiogoniometri, cioè sulla possibilità di individuare con precisione una sorgente radio. Ad esempio, una nave in difficoltà in alto mare che lancia l'SOS. E anche il radiolocalizzatore o radar riceve le dovute attenzioni. Un primo impianto sperimentale viene addirittura mostrato ad alti esponenti delle forze armate nel 1933. L'esperimento, che abbiamo ricostruito, avviene nella campagna vicino a Castel Gandolfo. L'apparecchio è rudimentale, non ha ovviamente lo schermo come i radar moderni, ma nelle cuffie si può chiaramente percepire l'eco elettronica di ritorno che segnala il passaggio di un'automobile in una vicina stradina. L'onda radio lanciata dal radiolocalizzatore rimbalza sull'auto e, tornando indietro, viene captata da un'antenna ricevente. Le implicazioni di questo esperimento sembrano però sfuggire agli alti ufficiali delle regie forze armate. In successive riunioni, i finanziamenti richiesti per sviluppare il radar vengono dirottati verso un nuovo incrociatore. Una scelta, come vedremo, che farà perdere non solo l'incrociatore, ma larga parte della flotta. Ovviamente, inglesi, americani, francesi e tedeschi hanno capito al volo l'importanza di questo nuovo apparato e vi dedicano in gran segreto soldi e talenti. Marconi, invece, nonostante il suo prestigio e anche la sua discutibile vicinanza al regime fascista, non riesce a convincere nessuno. A metà degli anni 30, Marconi ha appena 60 anni, ma già si manifestano i primi segni di una malattia che lo condurrà alla morte nel 1937. I suoi allievi, come il tenente del Corpo delle Armi Navali della Marina Ugo Tiberio, continueranno senza migliore fortuna la sua opera. Anzi, è proprio Ugo Tiberio a scrivere nel 1935 l'equazione del radar, cioè la formalizzazione, in termini matematici, del funzionamento del nuovo apparato. All'Accademia Navale di Livorno, dove il suo compito principale è insegnare, il tenente Tiberio riesce a mettere in piedi quasi clandestinamente
un piccolo laboratorio per costruire il primo rudimentale radar italiano. È il 1936. A dirigere la scuola è l'ammiraglio Angelo Iachino, che non si accorgerà della straordinaria invenzione che viene messa a punto sotto il suo naso. Anzi, come ci racconta il figlio di Ugo Tiberio, il professor Paolo, la storia diventa surreale. Non era facile credere a quell'epoca a un giovane ufficiale che proponeva alla Marina di avvistare di notte le navi nemiche. Non era facile. In realtà la Marina gli credette, perché lo accolse qui in questo istituto e gli dette la possibilità, con alcuni tecnici e un piccolo finanziamento, di costruire alcuni apparati. Alcuni apparati che lui basava su quella che si chiama equazione del radar, cioè la possibilità di misurare le distanze fuori della visione, cioè attraverso le onde elettromagnetiche. Ci fu un'occasione in cui, in una visita dell'ammiraglio, lui avrebbe voluto far vedere i risultati, si attardò e alla riunione degli ufficiali, quindi arrivò in ritardo, fu ripreso e gli fu ordinato di smontare tutto e dedicarsi soltanto all'insegnamento. Nell'occasione lui mi disse che aveva avuto anche gli arresti. Evidentemente aveva risposto male all'ammiraglio. Insomma, le classi politico-militari dell'epoca dimostrano quella che può essere definita soltanto come una desolante incapacità di comprendere la modernità. Ma su cosa scommettevano queste classi dirigenti in quella che si preannunciava una guerra dove si sarebbe scatenata la forza tremenda delle società industriali dell'epoca? Spinta da un'immensa foresta! È la foresta di 8 milioni di baionette! Bene attirate e impugnate da giovani intrepidi di cuori! Il sonno della ragione si paga, e molto caro. Il primo terribile conto venne presentato dagli inglesi nella notte fra il 10 e l'11 novembre 1940. Le portaerei dell'ammiraglio Andrew Cunningham si piazzarono a 100 miglia da Taranto con la certezza di non essere individuate nel buio dalle difese italiane che non disponevano dei radar. Gli aerei partiti dalle navi inglesi piombarono all'improvviso sul porto italiano, danneggiando gravemente mezza flotta ormeggiata in quella che è stata definita la Pearl Harbor del Mediterraneo. Il secondo conto, ancora più orribile e tragico, venne presentato, sempre dagli inglesi, la notte del 28 marzo 1941 al largo di Capo Matapan in Grecia, dove una nutrita squadra navale italiana agli ordini dell'ammiraglio Iachino stava conducendo un'azione offensiva. Gli inglesi individuarono le navi italiane nel buio, grazie al radar, e le attaccarono nella notte, affondandone 5 e danneggiando le altre. Gli italiani senza radar furono colti di sorpresa e ci lasciarono oltre 2.300 morti in poche ore. Dopo la tragedia di Capo Matapan, fu finalmente compresa l'importanza del radar. Ugo Tiberio, promosso maggiore, venne messo a dirigere lo sforzo ormai disperato per dotarsi di questo strumento indispensabile. Venne costruita una cinquantina di apparecchi, di cui 15 installati, ma non ci fu il tempo né per metterli a punto, né per inserirli nelle procedure operative della flotta, né per addestrare il personale specializzato. Un'ultima dimostrazione, amara e inutile, che gli italiani sapevano e potevano costruire il radar. Ma questa è ormai storia. Una storia poco studiata e ampiamente dimenticata.